Buongiorno, siamo all'Istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti di Trento. Io sono Enrico, lei è Ginevra, lei è Beatrice. Questa è la classe seconda L. Dall'anno scorso sperimentiamo l'iPad nella didattica, sia in orario scolastico che a casa. Su questo dispositivo abbiamo caricato materiali didattici vari. Vi spieghiamo come lavoriamo. Simone, Marco e Matilde spiegano come si possono progettare materiali didattici da poter condividere. Il device mobile ci permette di creare collaborazioni multidisciplinari. Ciò favorisce l'implementazione di nuovi metodi per lavorare assieme. Arricchiamo il nostro lavoro con materiali in varie lingue, come l'inglese e il tedesco, o con informazioni che ci vengono date dalla rete o dai professori. Ad esempio, siamo partiti da un video inglese della Khan Academy con cui abbiamo ripercorso la storia di alcuni edifici della Roma antica. Abbiamo organizzato lavori di gruppo con cui abbiamo sviluppato competenze linguistiche, storiche e soprattutto progettuali. Il progetto è iniziato nel 2010 con un forte contributo da parte della provincia autonoma di Trento e di Telecom Italia. In questo istituto attualmente ci sono 6 classi che usano il device mobile e quindi all'incirca 150 studenti. Ora Lorenzo, Livia e Gabriele ci parlano di competenze. Noi sperimentiamo il miglioramento delle competenze richieste dall'Europa, riusciamo a sviluppare tutte le varie abilità fortificando la competenza nella lingua madre, quella nella digitale e quella nella lingua straniera. Infatti grazie al device mobile e alla rete wifi che copre tutto l'istituto riusciamo a visualizzare i siti stranieri e i file multimediali che ci aiutano nello sviluppo di lingue quali inglese e tedesco. Loris, Simone, Gianluca e Mattia mostrano come organizziamo i lavori di gruppo. Il gruppo sceglie un capo che coordina il lavoro da sviluppare, si lavora sia a casa che a scuola. Rimaniamo sempre in contatto e quindi possiamo inviarci informazioni trovate con applicativi come FaceTime, Skype e Messenger. Una volta raccolte le informazioni le trascriviamo utilizzando app come Pages, Number e Keynote. Infine le condividiamo tra tutti. Pietro, Damiano e Samantha discutono di attualità. Con i nostri iPad abbiamo accesso ai migliori notiziari online, dai quali otteniamo notizie flash da tutto il mondo. I siti che usiamo maggiormente sono la BBC, l'Internazionale, l'Economist e il Der Spiegel, dal quale otteniamo notizie anche in altre lingue, come l'inglese e il tedesco. Grazie ai video e alle immagini, la lettura delle notizie risulta più piacevole e più incisiva e con la rete wifi che copre tutta la scuola possiamo restare connessi in ogni aula. Francesco, Davide, Manuel e Matteo illustrano il sistema condiviso di valutazione e autovalutazione. Ad ogni lavoro di gruppo corrisponde una griglia di autovalutazione, una griglia di valutazione complessiva fatta dalla classe. In questo modo possiamo migliorarci capendo i nostri errori. I nostri tablet in teologia sono come una piattaforma di nome Education. Questo ci permette di condividere gli esercizi svolti in classe e di ricevere un'immediata valutazione da parte dell'insegnante. The informatic technology at our disposal allows us to work on different projects at the same time and to personalize the activities to make them more interesting and adequate to the various learning styles. We are already working on a new video on multidisciplinary network developed by Claudio Augusto Altinate following these work phases. Dream, explore, map, make, ask, remake, show. I got my first real 6